Adiva FM, hashtag LegalFoice22. In studio, l'avvocato Fulvia Fois. Lesioni stradali, l'argomento di oggi che trattiamo nella rubrica di informazione giuridica, prego. Beh, è stato introdotto, come dicevo prima, dalla legge 41 del 2016, è una nuova fattispecie delittuosa, perché prima le lesioni stradali, ovvero le lesioni conseguenti a un incidente stradale, rientravano oltre che nell'ambito della classica responsabilità civile da conduzione degli automezzi, anche dal punto di vista penale erano previste, ma all'interno di quello che era il reato di lesioni cosiddette colpose. Cosa è successo? Che a fronte del sempre maggior crescente numero di incidenti stradali con conseguenze gravi e gravissime, il legislatore ha ritenuto di introdurre delle fattispecie di reato nuove. E precisamente il reato di omicidio stradale previsto e punito dal 589 bis del codice penale e il reato di lesioni personali stradali previsto dall'articolo 590 bis del codice penale. Questo non sta anche a significare, ma l'ho preciso, che il reato di lesioni colpose è stato cancellato, assolutamente no. È stata fatta, Tiziano, una semplice specifica ad hoc, come dicevo prima, per i reati stradali. Diciamo che viene fatta una valutazione più attenta di quello che accade, quindi tenendo conto in maniera più specifica di tutte le tutto quello che è conseguenza, giusto, tutto quello che è conseguenza di un sinistro stradale, quindi come in termini di lesioni o di omicidio, ha una sua previsione normativa specifica, quindi omicidio stradale e lesioni stradali. Le lesioni lievi e lievissime cagionate con violazione delle norme sulle discipline della circolazione stradale continueranno però ad essere regolate dalla normativa vigente per lesioni colpose ordinarie. Che cosa vuol dire? Che solo le lesioni gravi e gravissime rientreranno nella fattispecie di reato che vi ho appena detto. Ma la nuova fattispecie, quindi 590 bis, perché oggi ripeto parliamo di lesioni personali stradali, si caratterizza per che cosa? Per una estrema rigidità sanzionatoria. Perché? Perché vuole il legislatore reprimere in modo significativo, incisivo, forte, tutte quelle condotte lesive che vengono generate da una conduzione di un mezzo. Il classico giro di vite in questo caso. Sì, no? Molto forte, come c'è stato ad esempio per la guida in stato di ebbrezza. Ma perché? Perché si è visto che nonostante ci siano tutte le previsioni e le precauzioni da parte di chi conduce un mezzo, non vengono di fatto adottate. Basta vedere sulla strada Stalle Romea nostra quanti incidenti succedono ogni anno, certo. E pur sapendo che è pericolosa, alla fine comunque continuano a succedere. Allora che cosa bisogna fare? Beh, questa è una modalità, la modalità repressiva che va a incidere di più. Ti ricordi, l'anno scorso avevamo parlato anche di un caso, ma prevedere una sanzione così elevata, Tiziano, è giusto, perché magari può essere pure che l'incidente venga fatto da una persona che è sempre stato irreprensibile fino a quel certo, momento. Magari quel momento può succedere, no? Questo è il rovescio della medaglia, mm-hmm. Perché quindi va a pagare il massimo anche chi magari probabilmente non ha tutte queste colpe. Certo, e magari ha la colpa, certo, perché sì. Magari ha guidato con negligenza, imperizia e imprudenza, perché sono questi tre elementi base fondanti, ma non tanto quanto un altro soggetto che magari è abituato a comprare sicurezza, è stato più una sbadataggine. Si comporta magari purtroppo normalmente. Questo è il rischio. Solo che è anche vero che basta una volta, no? Basta purtroppo una volta. Infatti io dico sempre ai miei bambini, basta sbagliare una volta per segnarsi tutta la vita. Non c'è ritorno. Ne parliamo fra un po'. Va bene. In diretta ad Iva FM, la mattinata di questo venerdì, nell'appuntamento con l'avvocato Fulvia Fois, la rubrica hashtag LegalFoice22, perché la tua tutela è un diritto. A proposito di tutela e di diritti, stiamo parlando di lesioni stradali, o meglio di incidenti, e quello che accade nel momento in cui ci sono delle lesioni soprattutto gravi. Sì, giusto? Molto gravi, certo. Infatti poi alla fine faremo anche un annuncio, abbiamo bisogno noi, certo, in questo caso, del vostro aiuto. Ho introdotto il fatto che il legislatore ha previsto una fattispecie di reato specifica per le lesioni colpose derivanti da sinistri stradali gravi e gravissime. Perché? Perché comunque, come dicevo poc'anzi, mira a reprimere in maniera
molto forte il comportamento, ovvero quelle condotte di guida irresponsabili o avventate e quindi estremamente pericolose che causano lesioni gravi o addirittura la morte dei malcapitati coinvolti nell'incidente stradale. Ma parliamo di sanzioni, Tiziano, perché i nostri ascoltatori vogliono sicuramente sapere quali sono le sanzioni. Il nuovo articolo 590 bis del codice penale, quindi lesioni stradali, punisce con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime. Chiunque per colpa cagioni ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina delle circolazioni stradali. Poi ci sono delle ipotesi aggravanti, quindi già la pena base. Cosa sono? La sanzione base che vi ho appena detto viene aggravata, ma quando? La pena prevista per l'ipotesi base è poi aggravata in una serie di ipotesi che vanno dall'aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica, come avevamo detto prima, in stato di intossicazione dovuto all'assunzione di stupefacenti o ancora per aver perpetrato il reato ponendo in essere violazioni particolarmente significative di norme di comportamento previste dal codice della strada. Cioè questo cosa significa? Ci sono delle ipotesi, può essere un po' più... Sì, il legislatore è stato, sai Tiziano, molto specifico. Perché? Perché ovviamente vale la specificità della norma, non è che qualsiasi cosa che poi il giudice possa ritenere rientrare in quella allora costituisce un aggravante, perché sarebbe una violazione importante di legge. Quindi rispetto all'ipotesi base che ti ho appena detto ci sono state previste delle aggravanti in determinate ipotesi e adesso ve le dico. Quindi rispetto all'ipotesi base la pena prevista è aumentata prevedendosi la reclusione da 1 anno e 6 mesi, quindi 1 anno e mezzo, a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime, qualora le lesioni siano state provocate quando c'è una guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore allo 0,8, che non è particolarmente alto, e non superiore a 1,5, cosiddetta ebbrezza media, guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, procedendo in una strada di centro urbano, che potrebbe essere Portoviro, Rosolina, certo, uno dei nostri paesi, intendendosi per strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, locali, itinerari ciclopedonali, e ad una velocità superiore, pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane, intendendosi per strade per tali autostrade, strade extraurbane principali e strade extraurbane secondarie, secondo le definizioni di quella menzionata norma del codice della strada, certo, ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita. Un'altra previsione: attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, circolando contromano. Beh, non è cosa di... noi la diamo per scontata, ma non è così scontata. È importante secondo me anche il discorso della velocità, perché sono sicuro che siamo in tanti che non ci facciamo caso. No, non ci facciamo caso, ed è un aggravante, come hai capito bene, particolarmente significativa. A seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità in corrispondenti intersezioni, mi è successa ieri mentre andavo a Verona questa cosa, non l'ho fatta io, l'hanno fatta dei mezzi prima di me, e questa cosa mi ha, insomma, è stata abbastanza rischiosa. Curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale di linea continua. Capite bene che se concorrete o causate in via esclusiva un sinistro stradale avendo adottato purtroppo una di queste condotte, se da questo sinistro stradale seguono lesioni gravi o gravissime agli altri soggetti coinvolti, bene, la pena base non sarà più da 1 anno e 6 mesi, ma verrà aumentata. Vengono prese in considerazione queste aggravanti. Queste aggravanti, e sono aggravanti specifiche, per cui non è che poi dopo possiamo andare a discutere. Noi avvocati possiamo fare di tutto e il contrario, certo, di tutto, ma ci sono in delle cui previsioni. Si invade, diciamo così, un certo determinato articolo, una determinata legge, più di tanto è. Ma non è finita qua. Non è finita qua. Ne parliamo fra un po'. Va bene. Ultimo break del nostro appuntamento di oggi con l'informazione giuridica. Stiamo parlando di incidenti, in particolar modo di lesioni stradali, quando sono più o meno gravi. Più o meno gravi. E a proposito di più o meno gravi, sicuramente non soccorrere la persona che abbiamo ferito nell'incidente stradale, che abbiamo causato, e invece ci allontaniamo, costituisce un aggravante molto importante che può comportare anche l'arresto. Quindi l'omissione di soccorso. L'omissione di soccorso, che è gravissima per il nostro codice, non solo il codice della strada ma anche il codice penale. E vi assicuro che comporta delle conseguenze
in termini anche di sanzioni penali veramente significative. E questo vale, diciamolo, non solo per chi provoca l'incidente, magari si dà la fuga, ma anche semplicemente per chi arriva in quel momento e magari tira dritto. Beh, sono due profili di responsabilità diversi, differenti, perché un conto è aver causato sinistro stradale e essersi allontanati, e dall'altra parte invece essere passati dritti. Sicuramente quello risponderà solo di omissioni di soccorso, ma non conseguente sinistro stradale causato. Ma a proposito di sinistro stradale, avevamo già parlato e salutato un nostro carissimo amico Enrico Crivellari, conosciuto da tutti come Enrico Capeto della pensione Pianeta di Rosolina Mare, che purtroppo il 10 di ottobre martedì scorso nelle prime ore del pomeriggio in via Murazzi a Portoviro ha avuto un bruttissimo, davvero brutto incidente stradale, attualmente ricoverato in gravi condizioni, ma sicuramente si riprenderà e noi gli siamo tutti vicino. Intendo così avanzare, grazie a questo strumento importante che è la nostra trasmissione, seguitissima come tutti voi sapete, per lanciare un appello. L'appello è diretto a tutte le persone che sono state in qualche modo testimoni dell'incidente stradale avvenuto in Rico, ripeto, il 10 ottobre nelle prime ore pomeriggio a Portoviro in via Murazze, perché ci possano fornire qualche indicazione. Indicazioni che per noi sono preziosissime al fine di ricostruire come è avvenuto effettivamente il sinistro stradale e anche ai fini delle responsabilità. Chiamateci, scriveteci, scrivetemi anche a titolo personale, poi rimetterò tutto alla famiglia di Enrico e poi all'autorità, in modo tale che se queste informazioni poi vengono avvalorate da altri elementi, perché ovviamente verranno comunque verificate, non preoccupatevi, ci sarà la possibilità di aiutare effettivamente Enrico. Di dare anche un senso a una motivazione, insomma, questo al perché è successo questo. Tenete conto che per tutti quelli che non conoscono Enrico, Enrico è nato praticamente con la moto, quindi è un motociclista provetto, non è l'avvocato Fois che va in scooter, che insomma tutto potrebbe succedere. È una persona che è prudente, non ha mai avuto, da quello che mi risulta, incidenti, ma in ogni caso è un ottimo guidatore di moto. Tanto più che svegliandosi Tiziano, come ti avevo detto prima, lui la prima cosa che ha detto: chi mi ha tagliato la strada? Credo che questa immagine, se non fosse stata reale, non sarebbe stata la prima cosa che non aveva motivo non c'è motivo di scusarsi, in un certo senso può capitare, no? La classica scivolata sulle due ruote. Certo, quindi informate l'autorità direttamente, scriveteci, in qualche modo mandate un messaggio, magari anche qui al 349 22 15 887. L'importante è risalire alla verità. Io credo che sia giusto per tutti quelli che magari in qualche modo sanno una verità che attualmente noi non conosciamo se non tramite le parole di Enrico, di contribuire effettivamente, perché potrebbe essere successo a vostro figlio o a vostro nipote. È un dovere civico, e quindi per me è un'esortazione particolarmente importante, e ci contiamo, Tiziano, davvero. Ci contiamo e ci speriamo, dai. In bocca al lupo a Enrico, pronta guarigione, e l'appuntamento ormai è la prossima settimana. Siamo arrivati al termine, giusto il tempo di dire prossima settimana, venerdì prossimo, nuovi argomenti. Parleremo di un argomento molto importante, che è un'altra richiesta, che è l'esdebitamento. Che cos'è e cosa fare? Abbiamo parlato di imprenditori che si trovano in difficoltà, ebbene, ci sono delle procedure che magari sono poco note e noi vogliamo fare l'informazione giusta. Ciao! A venerdì prossimo!